Peace. Hasta la vista, ragazzi, sono sempre io, TheGamer800, ragazzi, ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Xenoverse 2, sempre sulla serie. Ragazzi, come potete vedere, ho finalmente tutta l'armatura completa di C16, ovvero l'androide numero 16. Voi sapete, ragazzi, che io amo quel personaggio, ovvero l'androide numero 16, e volevo da tantissimo tempo, da quando ho iniziato il gioco, la sua armatura, ragazzi. Ho scoperto come fare, ovvero bisogna fare il secondo evento missione per C17 e lì ci danno tutti gli abiti per numero 16. Se non ce li danno appunto a colpo, come abbiamo fatto appunto nello scorso episodio, ragazzi, che abbiamo fatto l'evento missione per C17 ma ci hanno dato solo le scarpe di C16, l'ho dovuta rifare, ragazzi, mentre non registravo ovviamente, e sono riuscito, ragazzi, ad avere la, appunto il busto, diciamo, questi anellini qui, diciamo, che c'ha sulle braccia, tipo quelli di Broly, no? Che sono appunto di C16, e le scarpe e i pantaloni, ragazzi, anche perché anche se li vedete neri non cambiano più di tanto da quelli della razza di Freezer che portavo prima, sono cambiati perché sono proprio quelli lì di C16, ragazzi, e finalmente li ho trovati e glieli ho montati tutti. Come vi avevo detto nello scorso episodio, se avevo tempo mi mettevo a fare quella missione parallela lì, solo quella, che poi da evento missione l'ho trovata nella lista delle missioni parallele, l'ho fatta, ragazzi, e finalmente ho avuto tutta l'armatura, e adesso combatteremo sempre con questa armatura qua, ragazzi, perché guardate che figa, ragazzi, ci sta tantissimo sul mio personaggio. Sarà che sarà un po' basso il mio personaggio, sarà dalla razza di Freezer, ma secondo me, ragazzi, ci sta tantissimo. Forse lo scouter vorrei togliere, forse magari toglieremo lo scouter, perché magari stono un po' sul mio personaggio, però, ragazzi, per il resto va tutto bene. Mentre per la trasformazione dorata, ragazzi, il colore dell'armatura rimane verde, ma non fa nulla, ragazzi, a me piace lo stesso, ma la volevo da un casino di tempo. Adesso, ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Tra l'altro, facendo sempre la missione parallela, quella lì, questa, vi faccio vedere, ragazzi, che era evento missione prima, e adesso è apparso tra le missioni parallele, vi faccio vedere qual è. Allora, andiamo qui, vabbè, le missioni parallele offline, dovete andare qui, dove c'è... al quinto rigo, non dopo tutto, fate il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, andate al numero 16 della storia ufficiale, dovete sconfiggere Goku, Gon ragazzo, Krillin e Trunks, e poi Goku Super Saiyan e Cell prima forma, che appare dopo, se fate tutto bene, così da fare la conclusione suprema. Ecco, ragazzi, come potete vedere, abiti di numero 16, e ho ricevuto anche la serie di Kienzan a catena, che non userò mai, che è una mossa di Krillin. Se volete sapere, ragazzi, quale numero è, la numero 46, la missione parallela numero 46, che noi abbiamo fatto già nello scorso episodio come evento missione, e poi abbiamo fatto anche l'evento missione con Great Saiyaman. Quindi, ragazzi, niente, finalmente ce l'ho e sicuramente non gliela toglierò più, perché da tanto che la volevo e secondo me ci sta tantissimo sul mio personaggio, visto che è già verde. Con questa armatura, ragazzi, sembra molto più, non so, un punk. Mamma mia, ragazzi, sembra veramente cazzutissimo. Secondo me sta benissimo con questa armatura. Fatemi sapere voi nei commenti. E tra l'altro, ragazzi, dopo aver fatto quei due eventi missione, ci eravamo lasciati che dovevamo fare altri due eventi missione, che sono qui, quei due che ci abbiamo adesso sulla mappa, da queste zone qua. Quindi, ragazzi, ovviamente oggi li andiamo a fare. Però prima dobbiamo, ragazzi, visto che siamo saliti di livello da 82 a 83, vorrei potenziare il mio personaggio. Mettiamo gli attributi. Allora, raga, punti attributo numero 3 ne abbiamo, facciamo... vigore, attacchi di base, super colpi dell'aura, facciamo conferma, ok, visto che io vado molto sui super colpi dell'aura e i super colpi e la salute, diciamo, quali sono i tre valori più alti, poi abbiamo anche gli attacchi di base molto alti e l'aura. Ok, ragazzi, facciamo indietro e andiamo a fare l'evento missione che abbiamo qua vicino, visto che l'allenamento, ragazzi, ci manca solo Bojack, che non possiamo fare perché ci richiede degli abiti speciali, una specie di sfida per poter avere l'allenamento da Bojack, cosa che non ci è mai successa. Qui abbiamo di nuovo Trunks bambino, ragazzi, che avevamo fatto nello scorso episodio, ed è riapparso qui. E evidentemente ci dovrà far fare qualche altra missione abbastanza strana. Allora, facciamo, ragazzi, parla. Oh, sei tu, ci si rivede. Ottimo, speravo proprio di incontrarti. Conosci Mr. Satan? No. Beh, normale, visto che non provieni dalla Terra. Quel tizio non sa neppure controllare l'aura, ma ora è diventato fortissimo e terrorizza tutti coloro che incontra. Oddio, già è una cosa abbastanza strana, ragazzi. L'altra volta mi sa che era Yamko, sì, se non mi sbaglio era lui che
Dovevamo fermare, ce lo disse Trunks, e non ci riuscivamo neanche con l'aiuto di C16, con l'aiuto di Gon adulto, Tenzing e Junior. Sono stati tutti sconfitti, alla fine ho vinto io con pochissima vita. Meno male che ce l'abbiamo fatta, ragazzi. E adesso invece qui stiamo parlando di Mr. Satan addirittura, che terrorizza tutti coloro che incontra. Va, strano. Andiamo avanti. Persino Gohan si trova in difficoltà contro di lui. C'è sicuramente sotto qualcosa di strano. Non ho alcun dubbio a riguardo. Comunque, dobbiamo riuscire a fermarlo. Aiutaci, per favore. Facciamo sì, ovviamente. Allora, ragazzi, abbiamo solo da sconfiggere Mr. Satan e stranamente 6 stelle di difficoltà. Mr. Satan è insuperabile. E abbiamo il numero 56 della missione parallela, ragazzi. Abiti di Videl, che io non utilizzerò mai, anche se li sblocchiamo. Vediamo la trama. In questa versione della storia, Mr. Satan è davvero imbattibile? Sconfiggilo e riporta la storia sui giusti binari. E va bene. Facciamo conferma. E vediamo, ragazzi, di sconfiggere questo Mr. Satan molto molto potenziato, diciamo. Sicuramente non credo sarà Time Breaker, non me lo aspetto. Però almeno controllato, no? Con l'aura scura, sicuramente. Con molta molta vita. Molto probabile che sia così. Quindi, ragazzi, adesso vedrete il primo combattimento con l'armatura di C16. Mamma mia. Inizia battaglia. Allora, Mr. Satan già controllato, ragazzi, come potete vedere. Però la vita se ne va veramente pochissima. Mamma mia, raga. Ricarichiamoci un po'. Ricarichiamoci. Utilizziamo il dorato. Ok, ragazzi, eccolo qua. Vedete, l'armatura rimane verde. Diventa un po' viola, un po' gialla. Però l'armatura di C16 rimane verde. Ma a me non importa, ragazzi, perché è davvero fighissimo. Ok, facciamo una bella supernova a Mr. Satan. Facciamogliela provare, ragazzi. Vediamo. Sì, l'abbiamo preso alla grande. Ok. Davvero cazzuto, ragazzi. Lo stiamo attaccando tutti in una maniera incredibile. Ma credo che non sia finita qui. Anche se lo battiamo, sicuramente ci sarà dell'altro sotto. Facciamo una bella supernova di nuovo, ragazzi. La mia... cosa preferì, la mia mossa preferì. Sconfitto, conclusione, ricevuto equipaggiamento. Ok, attenzione, me lo aspettavo, ragazzi, sinceramente. Che succede? Mr. Satan si sta rialzando. Che sta succedendo? È controllato e si rialza un'altra volta. Quindi non è Time Breaker, ragazzi. È controllatissimo, ma non è Time Breaker, che è ancora più potente. La vita non è che sia aumentata tantissimo, ragazzi. Mamma mia, raga, quante cavoli di camion ne ha. Ok. Eh no, che palle. Io voglio colpirlo io, ragazzi. Invece si mettono sempre loro in mezzo. Questo è il problema di Xenoverse 2, sinceramente. Ma anche in Xenoverse 1, ragazzi, succedeva sta cosa qua, che si mettevano in mezzo, no? Gli altri combattenti. Che palle, si sta spostando in continuazione. Fa una specie di teletrasporto. Ok, noi ricarichiamoci un po' intanto, ragazzi. Facciamo una super esplosione. No, facciamo questa qui, sì, facciamo questo attacco qui. Super esplosione questa qui, ragazzi, vediamo se lo prendiamo. No, si sarà spostato, evidentemente. C16 sarebbe fiero di noi, ragazzi. Probabile che arriva pure, se la situazione si fa un po' critica. Probabile che arriva, eh. Io ne sarei felicissimo. Ok. Mamma mia, ragazzi, Mr. Satan. Tutto controllato. Vedete l'immagine lì in alto, ragazzi. Fa paura, sinceramente. No, che palle. Colpisce un po' tutti. Ok, un altro po' manca. Ok, conclusione suprema. Quindi dovevamo solo batterlo due volte. Ce l'hai fatta. Vediamo che grado abbiamo. Grado Z, ragazzi. Siamo andati anche piuttosto bene. Facciamo avanti. Abiti di Videl, solo le scarpe. Come potete vedere, quando la facciamo solo la prima volta, anche se abbiamo sbloccato, abbiamo finito con la conclusione suprema, ci dà solo le scarpe per il momento. Così è successo anche per gli abiti di C16, ragazzi. Facendolo solo la prima volta, ho ricevuto solo le scarpe. L'ho dovuto fare almeno 5-6 volte per avere tutti gli abiti. Prima il busto, poi diciamo le mani, e poi, ragazzi, ho avuto i pantaloni, diciamo. Facciamo ok. Proiettile di pietra, abbiamo avuto attacco speciale. Facciamo ok.
5 medaglie punti, va bene. Ok, ragazzi. Non so se vi sia piaciuta questa armatura, ragazzi, ma io penso che lascerò questa qui. Forse raramente la cambierò, ma quella di G6, ragazzi, è davvero spettacolare. Davvero bellissima. Io ve l'ho detto, ve lo dico 1000 volte in ogni episodio, cioè che è il mio personaggio preferito e non la voglio assolutamente cambiare. Allora, vediamo un po'. Urrà, ci siamo riusciti, grazie per l'aiuto. Senza di te non ce l'avremmo fatta. Ok, quindi finisci tutto così. Ok, tra l'altro prendiamo qui nell'acqua, ragazzi, facciamo un bel bagnetto. Diciamo, raccogli. Mela gigante, sì, nell'acqua si trovano qui sempre delle cose del cibo che bisogna dare ai figli di Majin Buu di regola. Raga, ne rimane un altro evento missione, sempre che non se ne sblocchino degli altri mentre noi stiamo viaggiando per Canton City. Qui ce n'è un altro, vedete? Devono essere sempre quei tre ragazzi che ci chiamarono l'altra volta, non questi qui. Questi qui già li abbiamo fatti. Sarà qualcun altro da queste parti. Ecco, questi altri tre ragazzi, minimo. Questo qui che vuole? Kika si chiama. Allora, finalmente ti ho trovato, ti stavo cercando ovunque. Perché ti stavo cercando? Perché c'è una cosa che vorrei darti. Cristallo del vigore, ok. Tieni, prendi l'oggetto cristallo del vigore. Spero ti piaccia. Ok, e se ne va correndo e si mette di nuovo là. Vabbè, raga, cose incredibili. Qui abbiamo una della razza di Majin. Uno con gli abiti tipo di Trunks, che ovviamente sono quelli di Trunks. E uno che sembra un discepolo di Mr. Satan, uno di quelli lì che fanno ridere, che non sanno neanche combattere. Comunque, ragazzi, adesso parliamo con loro tre, vediamo che cosa dicono. Parliamo con questo qua, con Goyan. Parla. Sicuramente dobbiamo combattere con loro, ragazzi. Allora, ehi, chi ti ha dato il permesso di venire qui? Chiunque entri in quest'area deve pagare una tassa di ammissione alla gang di Nuts. Ah, sì, l'abbiamo già sentita, la gang di Nuts, che era una cosa negativa, appunto. Si vede che sono cattivi, ragazzi, comunque. Hai capito? Ora sbrigati e sgancia 30.000 zini. Facciamo no, ovviamente. C'è scritto come prima cosa no. Eh? Non vuoi pagarci il dovuto? Ora scoprirai cosa succede a chi osa farci arrabbiare. Te ne pentirai. Bella sta cosa, ragazzi, che possiamo scegliere no, perché se era sì gli davamo. Invece se no, si incazzano e dobbiamo combattere con loro. The Gamer 800, Goyan, Nejima e Shokuro. Ok, può essere, ragazzi, che andiamo male in questa. In questo combattimento perché non abbiamo le capsule, quindi. Vedete, come l'altra volta, vi ricordate, ragazzi? Vedete? Quando sono troppo forti. Cazzo. Non ci fanno fare un cavolo. Mamma mia, raga. Qua si fa interessante la cosa. Facciamo una super esplosione, ragazzi. Vediamo che cosa cavolo li combiniamo. Mamma mia, raga. Difficilissima, davvero, raga, difficilissima. Quando sono in questi patroller qui. Super esplosione, vediamo che cavolo li combiniamo. Sì, raga, abbiamo fatto abbastanza. Ok, uno è stato sconfitto. Ora pensiamo all'altro. Ora sono due, raga, però. Super esplosione. Stiamo colpendo tutti e due, praticamente. Rifacciamola. Mamma mia, raga. Qui mi sa che dobbiamo solo vincere. Super esplosione, ragazzi, gliela facciamo così almeno sconfiggiamo uno dei due e l'altro almeno lo conciamo male. Sì, ragazzi, la stiamo facendo. Credo, eh. Sì, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Mamma mia, nonostante ci hanno conciato male, grazie all'armatura di C-Serge, ragazzi. Mamma mia, che bella. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, ragazzi, senza capsule, senza nulla. Ok, qui non ci danno neanche il grado, dobbiamo vincere e basta, quindi è ancora meglio. Ce l'abbiamo fatta lo stesso, ragazzi, perché ci attaccavano tutti e tre insieme, avete capito perché? Mi sono trovato in difficoltà non perché io non sappia giocare, ragazzi, ma perché ti attaccano tutti e tre insieme, ti buttano via, ti spazzano via, come sempre. Allora, vediamo chi. Ti chiediamo scusa, non ti daremo più fastidio. Ah, vi è bastata la lezione, no? Seguivo solo gli ordini di Mitzba.
Ti prego, perdonami. Chi sarebbe questo Mitzba? Vabbè. Tieni, ti darò anche tutti gli zeni che ho rubato finora. Oddio, talmente la paura, ragazzi, che è venuta. Ah, non li vuoi? Ok, ragazzi, quindi per il momento almeno, diciamo, raccogli qui. Per il momento almeno sembra che eventi missione non ce ne siano più. Vedete, anche potete controllare anche voi, ragazzi, sulla mappa. Io ve la faccio uscire apposta la mappa, proprio per farvi controllare anche a voi, che appunto che non sto dicendo cavolate, potete controllare voi stessi. Tra l'altro, ragazzi, ho notato che è uscito un nuovo maestro. Allora, vi faccio vedere. Qui, ragazzi, c'è sempre Bojack, e lo sappiamo che c'è qui Bojack. Sicuramente voi lo sapete meglio di me, che ci giocate sempre a Xenoverse. Qui, ragazzi, c'è Bojack e lo sappiamo. Vedete? Questo qui. E non possiamo farlo per il momento perché non abbiamo gli abiti che ci chiede, gli abiti dei suoi sottoposti. Non so se ve l'ho detto già. E qui, ragazzi, invece, è uscito un nuovo maestro. Controllando sulla mappa, c'è un nuovo maestro, dei nuovi allenamenti da fare. Qui. Mi sa chi sarà, ragazzi, sono curioso. C'è qualcuno. Qui c'è 16, c'è 16. Qui c'è... Ah, Gon adulto, ragazzi, e Videl, insieme. Che strano. Quindi, nonostante abbiamo fatto un casino di missioni per Great Simon 1 e 2 e cose varie, ragazzi, abbiamo fatto anche missioni parallele insieme. Adesso ci sono proprio loro due che ci danno appunto gli allenamenti. Possiamo tranquillamente farli, ragazzi, però nel prossimo episodio, ovviamente. Oggi abbiamo fatto talmente tante cose, cioè questi due eventi missioni, quindi come se li abbiamo completati. Sempre che non usciranno, ragazzi, degli altri in questi allenamenti che faremo, no? Perché se magari facciamo questo allenamento se ne sblocca un altro, può essere, perché tutto è possibile. Sto notando che man mano che saremo di livello ne escono ancora degli altri. Quindi non credo siano finiti qua, ragazzi, continueremo a fare eventi missioni, allenamenti, un po' di cose varie. Quindi, ragazzi, niente, che vi devo dire? Io spero che questa armatura fighissima, che a me piace tantissimo, vi piaccia. Io ve l'avevo detto che ve l'avrei messa sul mio personaggio, perché il mio personaggio preferito è C16, quindi l'armatura gliela dovevo mettere, quindi spero piaccia anche a voi questa scelta. Quindi niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!